sono volute ben 6 generazioni e una storia cominciata nel lontano 1953 per sgretolare, polverizzare tutti i luoghi comuni, spesso del tutto giustificati, che descrivevano la più iconica sportiva pura Made in USA, come una bella ma impacciata macchinona. Una vettura sovente assai piacevole nello stile, nel design, con grossi e potentissimi marcaici propulsori e una guidabilità che in Europa veniva sbrigativamente liquidata come all'americana, il che significava adatta solo a rombare maleducatamente su strade perfettamente rettilinee. C'era molta superficialità in quelle considerazioni, ma ammettiamo, anche un po' di verità. Oggi però, con l'avvento della C7, l'ultima generazione della mitica Corvette, questa sportiva Chevrolet entra in una dimensione del tutto diversa. La Corvette C7 Stingray della nostra prova è una sportiva moderna, lo si vede subito anche dal design tagliente, contemporaneo, sfacciato come sempre, ma evidentemente accurato anche nello studio dell'aerodinamica. È grossa, muscolosa, ma raffinata nelle scelte tecniche che ne fanno una sportiva vera, senza troppe soggezioni, verso le ben più blasonate GT nostrane. Size matters, dicono gli americani, le dimensioni contano. E infatti, sotto il lungo cofano della Corvette, c'è un V8 di più di 6 litri, capace di 466 cavalli, espressi senza turbo, senza diavolerie, con sole due valvole per cilindro, ma con alcune indubbie raffinatezze, come l'iniezione diretta della benzina o il sistema che fa funzionare solo 4 cilindri su 8 quando non viene richiesta molta potenza tramite il pedale del gas. Una vette particolarmente amichevole questa C7, mai scorbutica o incontrollabile, e persino davvero comoda, ed è la prima volta che si può definire tale una Corvette. Interni ben fatti, forse un tantino ingenui, ma con molta qualità e un impegno quasi commovente per superare tutti gli errori del passato. È ben chiaro che non si può immaginare di ritrovare gli allestimenti high-tech e lussuosissimi di alcune concorrenti europee, stile Audi A8 o Mercedes SLS, è evidente, ma la C7 rende la vita a bordo sorprendentemente piacevole e si trova tutto quello che realmente occorre. Va detto inoltre che i poco più di 71.000 euro del listino di questa Corvette sono circa la metà della più economica delle concorrenti del vecchio continente, e ciò rende la Corvettona assai attraente. Ma parlando di una sportiva vera, quello che realmente conta è che cosa succede dopo aver premuto il tasto che porta in vita il suo grosso vuoto. Ebbene, come abbiamo anticipato, questa vetta è assolutamente sorprendente. Veloce, quasi 300 all'ora, fulminea, 4,4 secondi per passare da 0 a 100. La C7, se la si vuole mettere alla frusta, si rivela davvero accondiscendente e accompagna con estrema sincerità le richieste, anche le più aggressive, del proprio pilota. Una splendida sorpresa, una catapulta fra una curva e l'altra con un suono celestiale, come spesso accade con i grossi motori V8, e con autorevole tenuta di strada e agilità. Una assoluta fan machine che saprà sempre strappare un sorriso a chi la guida, anche spingendo forte, fortissimo. Unico neo, se proprio lo vogliamo trovare, è la funzionalità del cambio manuale a 7 marce, che davvero ogni tanto mette in imbarazzo, soprattutto in scalata, perché è difficile azzeccare la posizione giusta della selettore. Sarà anche un tantino sfacciata e meno educata la Chevrolet Corvette C7 Stingray di tante altre vetture simili, ma a noi questa Yankee così atletica è piaciuta un sacco.